sono qui in compagnia di Gianna Martorella dell'Accademia Arti e Spettacolo Le Muse. Ciao Gianna. Ciao, ciao. Parlami un po' di questo progetto. Bene, questo è un progetto che è nato circa 2 anni fa a Piombino, quando sono tornata a Piombino dopo tanti anni di Roma, e ho pensato di mettere su questa associazione con alcuni miei amici, un'associazione culturale no profit, e quindi abbiamo creato queste muse, appunto un'accademia, diciamo, anche se noi non facciamo corsi per ora settimanali, quindi abbiamo delle frequentazioni mensili con i docenti, però tocchiamo un po' tutte le discipline: canto, recitazione, cinema e teatro, danza e musical. Quindi abbiamo anche dei docenti che tengono questi corsi e sono docenti di un certo livello, nel senso che io ho lavorato sempre in televisione, quindi il Rai e Canale 5, ho iniziato come imitatrice, ho continuato la mia carriera come imitatrice e ora sono qui in versione, diciamo, direttore artistico, presidente delle Muse. E quindi per lavorare qui con me ho preferito degli amici, dei colleghi, delle persone che conosco anche bene, e quindi li ho chiamate qui a Piombino alle Muse. Per cui abbiamo, non lo so se... Sì, dimmi pure i nomi. Il corso di canto, di tecnica, Luca Pitteri, poi abbiamo il corso di musical, Gio Di Tonno, poi abbiamo Marco Vito che fa un corso di canto più orientato al musical anche lui, poi abbiamo danza con Piero Moriconi, un coreografo del Bagaglino, e poi recitazione, teatro e doppiaggio con Ida Sansone, una doppiatrice e direttrice di doppiaggio, e cinema con Lange e Simone Terranova, che sono due attori di Roma molto bravi, i quali consentiranno ai ragazzi di fare un corso di cinema. Però incluso in questo, diciamo, pacchetto che loro vanno a proporre, e quindi i ragazzi di conseguenza a pagare, avranno una masterclass gratuita di un regista noto, e apriamo con Paolo Genovese infatti il 16 ottobre, e poi di conseguenza ogni mese avremo un attore, un regista, insomma qualcuno che loro, Terranova e Lange, porteranno alle Muse. Quanti allievi ci sono nell'Accademia? Attivamente siamo sui 70 circa. Numero? Sì, un bel numero, anche perché siamo giovani, ecco, e ce ne sono anche di nuovi. Poi la cosa bella è che intanto quest'anno ne sono arrivati molti di ragazzi, e vengono da quasi tutta Italia, togliendo le parti, diciamo, del meridione, che sono ovviamente più difficili da raggiungere, perché dalla Sicilia venire a Piombino è un po' tosta, però abbiamo molte regioni del nord e del centro, per cui siamo contenti anche di questo risultato. Perché stagione 2017 come sarà un po' impostata? Ecco, questa sarà impostata, appunto, come dicevo prima, con dei corsi che partono, anzi uno è già partito l'11 settembre, e continueranno con recitazione il 24 settembre, poi verrà Paolo Genovese a ottobre, e ogni mese noi abbiamo una data con ogni docente. Quindi noi facciamo un corso praticamente anche intensivo, perché sabato pomeriggio e tutta la giornata della domenica i ragazzi hanno la possibilità di seguire questi corsi in maniera molto concentrata, quindi si parla di 10-12 ore, anziché spalmarle nella settimana lo fanno una volta al mese, però è molto, molto intenso e anche... molto, diciamo, da ottimi risultati. Benissimo Gianna, io ti ringrazio, è una bellissima cosa questa qui che hai fatto qui a Piombino, veramente complimenti. Grazie, grazie, grazie a te, grazie a voi, e veniteci a trovare. Ciao.